Che cosa non è il fisiatra? Allora, il fisiatra non è l'ortopedico che non opera. Il fisiatra non è colui che fa massaggi. Il fisiatra sicuramente non è, come purtroppo spesso sentiamo dire, il medico che si occupa di ginnastica. Il fisiatra non è quello che si deve occupare prevalentemente della menomazione trascurando la disabilità. Quello che prende in carico delle problematiche che riguardano esclusivamente l'acuzie. Il fisiatra non è la persona che prescrive una prestazione singola di fisioterapia, di massoterapia o di terapie fisiche. Il fisiatra non è un medico d'organo e quindi non può assolutamente dedicarsi esclusivamente a dei problemi legati alla menomazione, ma deve dedicarsi alla persona nella sua globalità. Il fisiatra non è solo un prescrittore di fisioterapia. Il fisiatra non è una figura che deve seguire dei percorsi puramente assistenziali, nei quali non ci sono delle necessità strettamente riabilitative. Il fisiatra non è un fisioterapista. Il fisiatra non è un tuttologo. Non è un medico che si occupa di un settore, del segmento, dell'arto, del cuore. E allora, che cosa è il fisiatra? Il fisiatra è un medico che si occupa della presa in carico del paziente e ne cura le disabilità a 360 gradi. Il fisiatra è quello specialista in medicina riabilitativa, è quella persona che prende in carico le persone per vari bisogni di disabilità, di tipo fisico, ma lo prende in carico anche sotto gli aspetti biopsicosociali. Secondo me il fisiatra è colui che si occupa di riabilitazione, ovviamente, e quindi è un riabilitatore. E riabilitatore vuol dire restituire delle abilità. Il fisiatra è un medico che ha assolutamente competenze sia relazionali, sia cliniche che gestionali. Il fisiatra è il medico che si occupa di tutte le problematiche cliniche e sociali dei suoi pazienti. Il fisiatra è una figura professionale che si occupa essenzialmente di garantire al paziente il recupero dell'autonomia funzionale, e oltre che quella psichica e comunque la sua autonomia nell'ambito lavorativo. Il fisiatra è il medico che si occupa della disabilità del paziente, per cui ha una conoscenza molto vasta, interdisciplinare, e per cui non va confuso assolutamente né con l'ortopedico né col fisioterapista. Il fisiatra è uno medico specialista della riabilitazione. Il fisiatra è lo specialista in medicina fisica e riabilitativa che si interessa delle persone con disabilità. Al fisiatra si interessa la menomazione, ma interessa occuparsi delle problematiche disabilitanti. Per me il fisiatra è un medico che cura la persona globalmente, non solamente la malattia. Si interessa alle esigenze del malato globalmente, di tutta la persona, di tutti i bisogni della persona. Il fisiatra è colui che accompagna il paziente dalla clinica fino al domicilio.